Salve a tutti, friends, il vostro Supercorrest Gamer. Eccoci qua, ragazzi, pensieri domenicali del terzo tipo. Questa domenica lo dedichiamo agli inutili, ai repressi, perché visto che ci tengono tanto, giustamente, nessuno se li fila e sono persone che nella vita non avranno mai nessuna soddisfazione, se non quella di essere insultate e umiliate ovunque vanno. Ci facciamo un video, almeno le insultiamo e le umiliamo anche qui. E vediamo se riescono a capire qualcosa delle loro inutili vite. Voi mi direte, ma perché Corrase è così drastico, inutili vite, quello e quell'altro? Beh, raga, io ho una filosofia molto semplice, che poi è la filosofia che ho appurato avere da tutti i più grandi. Chi nella vita ha degli enormi successi, riesce a fare grandi cose, riesce a scrivere la storia anche in alcuni ambiti, sono tutte persone che sono concentrate positivamente su se stessi. Quindi per avere un successo nella vita tu devi essere completamente concentrato su te stesso e non pensare a quello che fanno gli altri, punto primo. E se hanno visto quello che facevano gli altri, lo hanno fatto in maniera costruttiva, ovvero, cito Schwarzenegger vedeva i grandi attori americani, i grandi atleti americani e cercava di prendere ispirazione. Lo stesso Muhammad Ali. Tutti questi personaggi iconici degli anni 60-70 che poi l'hanno portato a diventare quello che è. Quindi non si guarda mai a un altro per insultarlo, per cercare di umiliarlo, per sperare qualcosa che non accadrà mai, ragazzi. Perché se io vado da chiunque di youtuber che sono grandi ma anche come me e gli vado a fare le serate intere a insultarli, a dire le cose, ma raga, non cambia nulla. Io faccio una figura di merda e perdo il mio tempo prezioso. E quella persona non gli cambia nulla, perché non basta la parola di un imbecille per umiliarne un altro. Ragazzi, durante il giorno, non so se voi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, ma basta guardate i commenti. Io tra i commenti dei video di YouTube, i messaggi che mi arrivano tra Telegram, Instagram, Facebook, io raga ogni giorno ricevo decine e decine, alle volte anche centinaia di messaggi di complimenti, di incoraggiamento per il canale, di ringraziamento per quello che faccio nei video. Cioè, ragazzi, sono in 2 anni ne ho ricevuti centinaia di migliaia. Ma secondo voi, e anche in live vedete che la maggior parte della gente, il 95%, viene, saluta, è contento. Cioè, quel 5% di inutili, di persone assolutamente che non hanno senso di esistere sulla faccia della terra, che vengono là a insultare, a pensare che un loro insulto minimamente possa scalfire quello che è l'autostima che uno ha di se stessi. Ragazzi, io forse lo dico anche per questi imbecilli, perché ti pare che non hanno profili finti e non verranno a vedere questo video. Ragazzi, io avevo autostima di me 2 anni fa quando stavo sotto un treno economicamente e non guadagnavo nulla. Non avevo un euro neanche per andarmi a prendere un gelato al bar. Avevo avviato questa attività e la gente mi prendeva per il culo perché avevo una console che già era preistorica e un volante di 90 euro. Ecco cosa la gente mi diceva prima. Quindi io non mi sono abbattuto in quel momento, quando veramente noi facevamo davvero fatica a definirci youtuber. A me mi dicevate sei il mio youtuber preferito. Io là ridevo, ragazzi, e vi ho detto sempre, io non mi sento uno youtuber. Mi sentirò uno youtuber quando avrò raggiunto alcuni step fondamentali per sentirmi uno youtuber. Ed infatti ora mi sento uno youtuber, perché vi ho detto almeno voglio arrivare a un 10.000 iscritti, perché 10.000 iscritti sono la soglia che io mi ero dato mentalmente, non perché me l'avesse imposto qualcuno. La mia soglia mentale per sentirmi uno youtuber. Adesso, ragazzi, perché mi ci sento? Perché è un lavoro con cui io guadagno uno stipendio, non è enorme, ma intanto guadagno uno stipendio. 2 anni fa non guadagnavo nulla. Guardo qui, cioè, ragazzi, dove mi giro, io trovo benessere. Nel mio studio, che non c'era 1 anno e mezzo fa, io trovo benessere. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che io c'ho la postazione e non l'ho pagata, le pedaliere, 4 volanti, 2 console next gen, ovvero PS5, Xbox Series S, la PlayStation 4 sta ancora qua, cuffie wireless per la PS5 che stanno arrivando l'adattatore per il volante Xbox.
Cioè, ragazzi, qua c'è tutto. Le telecamere, il nuovo PC. Cioè, ci rendiamo conto. L'evoluzione che c'è stata in questo canale in 2 anni con tanto duro lavoro, perché io ancora oggi sto a lavorare, domenica, oggi faremo video, live, di tutto. Sarà una giornata impegnativa quando gli altri stanno a spasso. Allora vi dico io, secondo voi 37 anni, che è pure un'età dove tu sei consapevole di te stesso, quindi magari a 15 anni, a 20 anni, l'insulto lo vivi diversamente, perché dici cazzo, però se questo mi ha insultato evidentemente dentro di me c'è qualcosa che non va, può succedere. Ma a me 37 anni, ragazzi, non me ne frega un cazzo di niente e di nessuno. Perché come ho sempre detto, non mi vengo a prendere a casa, io quando faccio un video siete voi che ci cliccate e lo vedete. Quando faccio una live, nessuno viene a casa vostra, apre la porta e dice accendi il computer che ci sta la live di Supercore. Siete voi che venite, se non vi va bene quello che faccio, ragazzi, ve l'ho sempre detto, ma non lo seguite. Cioè, ci sono problemi se non seguite la mia live? Io non muoio di fame e voi neanche. Questo imbecille, faccio un esempio banale, quello più che adesso sto facendo più caos, che comunque non vi preoccupate, lo stancheremo. Questo imbecille che viene durante una serata, crea 30, 40, 50 profili finti. Cioè, voi pensate, in 2 ore di live quello crea 50 profili finti. Voi pensate alla frenesia, quello sta là col telefonino a premere, col computer, a fare i profili finti per rientrare in live e per essere insultato da tutti. Cioè, non solo dal sottoscritto, e dopo divento cattivo e lo insulto pesantemente. Insultato da tutti, dalla chat che gli dice, ma perché non te ne vai a fanculo? Cioè, vieni qui a rompere i coglioni a gente che si sta godendo uno spettacolo, perché non te ne vai a fanculo? E questo continua, non rendendosi conto che genera dentro di sé, lui vorrebbe generare odio nei miei confronti. C'è una persona, poi là dico, ci avrà 12 anni, perché non capisce un cazzo, una persona che scrive, disiscrivetevi, non lo seguite più. Cioè, vi fa capire quanto può essere stupida questa persona, quanti problemi può avere. Una persona del genere, vi dico io, a prescindere dall'età, ma che vita può avere? Una vita di frustrazioni, una vita dove non combinerà nulla. Perché se tu quelle 2 ore di live, invece di stare a rompere i coglioni a noi, vai a fare altro, è evidente che tu, qualcosa di buono per la tua vita, è evidente che tu non perdi tempo, anzi, lo investi in maniera migliore. Ma io mai, mai, mai andrei a seguire video e live di gente che non stimo. Non mi interessa, ragazzi. Io quelli che non stimo, e voi lo sapete bene perché c'era gente sul canale, c'erano altri youtuber, io gente che non stimo più, io non la seguo proprio, ragazzi. Io l'ho proprio eliminati dalla home di YouTube. Non li seguo, non mi interessa più seguirli. Non mi importa. Per me ormai sono come se non ci fossero più. Perché per me andare a vedere 3 minuti della loro live significa perdere il mio tempo. E io devo perdere il mio tempo in quel modo? No. Cioè, quello che non capite voi, insultatori, a me non mi interessa, a me del vostro parere da imbecilli, perché io nella mia vita sto con enorme difficoltà, costruendo il mio successo con un lavoro quotidiano, con un impegno quotidiano, con appuntamenti ormai predefiniti. Ci sta la gara di Formula 1, voi sapete che ci sta la live di Supercore, ci sta la gara di Formula 1, sapete che la sera ci sta la live di Supercore, ci stanno le live durante la settimana che sono ormai sempre quelle predefinite, ci si diverte, si sta insieme. Quando io, sapete quante volte la sera arrivo e sto stanco e dico cazzo, mo devo fare pure la live. Perché non ho le energie? Perché è estate, fa caldo e sto pure a dieta per dimagrire e mangio poco. Però dentro di me poi scatta un'altra cosa, dice, però corre il tuo lavoro. Cioè l'hai scelto tu, ora è inutile lamentarsi, rimboccati le mani e le maniche soprattutto e lavora. Quello che sto costruendo oggi, ragazzi, l'enorme impegno di oggi sarà l'enorme sofferenza e sacrificio di oggi di fare tutti questi video al giorno, tutto questo impegno, sarà la gioia di domani, fra 4, 5, 6 anni, quando, salvo imprevisti, i miei canali saranno arrivati veramente a un livello altissimo e mi potrò permettere magari di fare un video di meno, mi potrò permettere magari di prendermi 2 giorni di vacanza. Là, l'enorme lavoro di oggi fatto anche contro questi imbecilli sarà la gioia di domani, economica e lavorativa. Quindi vi dico io, la filosofia giusta di una persona vincente, che non è solo la mia, ma di chiunque vince nella vita, è concentrarsi su se stessi,
dare il meglio, non pensare a quello che fanno, dicono gli altri, e quando si va a guardare qualcuno che è meglio di te, perché io ripeto, se devo seguire qualcuno, seguo chi è meglio di me, non seguo gente peggio di me, ma non a prescindere dai numeri, perché ci può essere anche gente che ha più iscritti di me su YouTube, ma sono gente che magari non valgono un cazzo, io la seguo chi è meglio di me su YouTube nella vita e prendo spunto per me. Ho letto le biografie di grandissimi personaggi che mi hanno dato la possibilità di capire e applicare alla mia vita consigli e metodologie per migliorare. E sono migliorato, ragazzi. La filosofia del lavoro estremo che ho oggi, che a me pure a Ferragosto faremo i video su questo canale, come l'abbiamo fatto a Natale e a Pasqua, è una filosofia che io, per esempio, ho preso appunto da Schwarzenegger. Ma lo dice lo stesso Elon Musk. Elon Musk dice, quando hanno aperto PayPal col fratello e dormivano nell'ufficio perché non avevano neanche la possibilità di affittare la casa, ha detto, noi lavoravamo 7 giorni su 7, tutto il giorno. Di giorno erano aperti i siti e lavoravano, di notte facevamo la manutenzione, ha detto, lavoravamo il doppio degli altri. E in un anno il nostro doppio del lavoro rispetto agli altri ci ha portato a stare il doppio più in alto. È la stessa cosa che stiamo facendo noi qui. Io lavoro tutti i giorni perché so che questo mi porta sempre più in alto, con impegno, cercando di rimanere alla massima qualità dei video. E questo porterà il canale a crescere in maniera importante, perché non basta fare un video alla settimana, 2 video alla settimana, 3 video alla settimana, pensando che la gente rimane sul pezzo. Quando ci sono altri youtuber che, basta vedere uno famoso che io stimo, Falconero. Falconero fa video di continuo, fa video qualitativi, video belli. Raga, che gli vuoi dire? È un grande. E io, per esempio, da lui prendo questo esempio di continuità. A me piace, non è che mi pesa. In certi momenti pesa pure, vi dico la verità. In certi momenti tu stai qua, magari hai avuto una giornata difficile, se abbiamo fatto una settimana questa con temporali, dove io il pomeriggio spesso sono stato ore senza poter lavorare. Stacchi tutto perché cade un tuono sulla casa, ti brucia tutto. Però c'è anche da dire che poi recuperi. Poi è bello quando fai un video e vedi che ha successo, una serie e ha successo, vedi che la gente reclama. Certi video su cui pochi avrebbero scommesso all'inizio, ragazzi, ma la stessa cosa delle pagelle della Formula 1 le ho iniziato a fare in maniera assolutamente... perché ne avevo voglia. Avevo voglia di fare le pagelle e dire la mia. All'atto pratico, cosa è accaduto? Che adesso è un format immancabile. Vabbè, qua si è andata pure la luce. Vabbè. Quindi, raga, finiamo con questa atmosfera lucubre. Quello che voglio dire io è... ce ne sbatte le palle altamente degli insultatori, degli inutili, degli stupidi. Li stancheremo tutti, li cacceremo. Chiaramente saremo cattivi, tirannici da questo punto di vista. Li cacceremo a calci in culo tutti quanti perché non abbiamo bisogno di loro. E con noi questa battaglia non la vinceranno sicuro. Anche perché vi dico, arriva un momento che Stopica e altri come lui, quando mi stuferò, beccheranno le denunce. Quando beccheranno le denunce, pagheranno economicamente e avranno una denuncia sul groppone. Vedi che dopo gli passerà la voglia di fare gli imbecilli. Ciao, agli occhi.